la vittoria, basket vero e proprio, basket sul campo, la vittoria di questa sera a Reggio Calabria, perché abbiamo il collegamento telefonico, lo ringrazio, il coach Alessandro Ramagli. Buonasera coach. Ciao, buonasera a voi. Partita non senza ostacoli, è arrivata un'altra vittoria e non mi riferisco, coach, solo alla settimana che ha passato insieme alla squadra per le vicende societarie di cui parlavamo con Alessandro Bonelli, però insomma una partita a strappi, partita con grandi ostacoli, superati tutti alla fine. Sì, vorrei fare una premessa che è relativa al fatto che abbiamo giocato con Bryant in condizioni fisiche difficilissime, è stato rimesso in piedi grazie allo staff medico giusto ieri, quindi questo si è visto in tanti momenti e lo abbiamo anche pagato in tanti momenti. Certo. E poi la distorsione alla caviglia di Roberts e il problema al piede di Borsato che hanno sostanzialmente azzerato le rotazioni degli esterni, quindi dal punto di vista oggettivo c'erano delle difficoltà notevoli ed è per questo che ci siamo dovuti adattare molto, soprattutto in attacco, a fare delle cose anche disordinate, ma che erano probabilmente le uniche che in qualche modo avrebbero potuto portarci in fondo. Poi detto questo, credo che in questo momento ognuno di noi debba portare un mattoncino alla causa, no? Quindi Certo. il nostro mattoncino è quello di stare zitti, di lavorare e di giocare onorando la maglia bianco-verde che portiamo addosso. E credo che stasera sia stata una bella risposta e anche un bel regalo a tutti i nostri tifosi, agli 11 che erano qui e ai 2000 che erano a casa, 2005, spero anche di più, e a chi ci vuole bene e poi forse anche una risposta intrinseca, nel senso che in questo momento il silenzio e il lavoro credo che sia il must che ognuno di noi deve portare con sé, cioè in questi momenti difficili si sta in silenzio e si lavora. Sono d'accordo, coach Sandro. Sì, complimenti intanto coach perché 6 su 6 girone di ritorno con 3 vittorie in campo esterno, tutte supplementari, dimostrano anche solo una crescita del gruppo, ma anche una mentalità perdurante di chi vuole lottare fino alla fine, anche stasera in una situazione abbastanza complicata, a un paio di minuti dalla fine, Siena in qualche modo è riuscita a riagguantare gli avversari e poi meritatamente a portare a casa il risultato. Due cose che mi vengono da dire per quanto riguarda la grandissima prova a sorreggere un po' tutto il baluardo da parte di Diliegro, che sta dando un contributo straordinario in questo girone di ritorno e poi sapere qualche cosa di più delle condizioni sia di Roberts che di Borsato e che speranze ci possano essere di poterli avere nella partita che purtroppo è solo fra 3 giorni. Ma insomma, la prima considerazione mi sembra molto giusta, anche se questo gruppo, anche nei momenti meno semplici, ha dimostrato di crederci sempre. Quindi mi ricordo la vittoria di Agrigento dopo 2 sconfitte consecutive, poteva essere una capolinea importante della nostra stagione e lì abbiamo fatto una partita da squadra che ci credeva e quindi non mi sorprende. È chiaro che vincere 3 partite in trasferta al supplementare è qualcosa, fra virgolette, di epico, ora non voglio esagerare, però insomma, Ma soprattutto nelle io non mi ricordo che sia stato, che è un fatto ricorrente. Direi di no, Bisogna insomma. andare a cercare le annali, io credo, Sì, sono consecutive. d'accordo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi la prestazione di Diliegro sicuramente non è da oggi, il ragazzo sta meglio e si vede, è un giocatore che è venuto da noi per ricrearsi una verginità cestistica dopo un brutto infortunio alla seconda giornata di campionato lo scorso anno in Israele, un giocatore che aveva fatto bene in Lega 2 ma che probabilmente qua ha trovato le condizioni intanto per guarire, intanto per ritrovare una buona condizione fisica e poi ha trovato anche delle condizioni tecniche, secondo me, che ne esaltano un po' le caratteristiche. Per quanto riguarda la seconda domanda, e non faccio pretattica, onestamente è molto presto, nel senso che non so darvi delle notizie ulteriori, non mi sembrano delle situazioni gravissime, però è chiaro che il tutto dovrà essere valutato dallo staff medico, che fortunatamente è qua con noi e già i ragazzi erano in fisioterapia all'interno dello spogliatoio, adesso ci spostiamo in albergo. Mangiamo un boccone e poi saranno di nuovo sotto le mani dei fisioterapisti e del medico e ci auguriamo di poter recuperare sia l'uno che l'altro se riusciremo, altrimenti ormai l'abbiamo imparato, noi non molliamo anche in condizioni di difficoltà. Questo l'abbiamo Coach, visto. davvero, davvero complimentissimi.
Grazie Alessandro Ramagli per essere stato con noi, buon rientro. Grazie a voi, buona serata.